Ben ritrovati. Dopo una piccola pausa estiva riprendiamo le nostre analisi. Un argomento molto delicato che vogliamo esaminare oggi è quello legato alla musica e ai suoni in generale. Esistono diverse opinioni in merito e con questo video vogliamo dipanare alcuni dubbi presentando una chiave di lettura differente. Vi invitiamo, oltre a prendere visione delle tematiche svolte nei video precedenti, in modo da avere una lettura più chiara e consapevole dei discorsi che spesso sono collegati o conseguenziali, di leggere anche le note in descrizione al video. Il titolo che abbiamo scelto, la nona ottava, è un titolo puramente provocatorio. Di fatto non esistono le ottave nei suoni naturali, ma solo nelle scale musicali artificiali. Con gli strumenti musicali più comuni si ottengono al massimo 8 ottave come estensione, come per esempio con un pianoforte. Con nona ottava si intende quindi una gamma di suoni che va oltre quelle conosciute. I suoni naturali hanno una frequenza differente da quella misurabile con gli strumenti canonici. Nel nostro universo la frequenza media dei suoni generati gira intorno agli 8 Hz, che non corrispondono però agli 8 Hz conosciuti. I suoni naturali, volendoli rappresentare come toni, sono in tutto 14, 7 toni e 7 semitoni. Non sono udibili con le nostre orecchie. La nostra anima percepisce tutti i suoni, il nostro cervello normalmente no. La diatriba tra 432 Hz e 440 Hz relativi alla musica standard ha poco significato in termini di utilità per il nostro corpo. Molti sostengono e sono convinti che 432 Hz siano più vicini ai suoni naturali e addirittura si pensa che possano essere in alcuni casi curativi. È una credenza errata. La musica, che sia a 432 o 440 Hz, non produce nessun effetto curativo sul nostro corpo, per via del fatto che, come abbiamo accennato, non sono frequenze naturali, ma prodotte artificialmente. Non esiste nessuno strumento a corda, a fiato o a percussione, e tantomeno digitale, in grado di produrre suoni naturali. Gli unici mezzi in grado di generare suoni naturali, quindi nella giusta gamma di frequenze, sono la voce umana, quella degli animali, le piante e soprattutto l'acqua. L'acqua riesce a produrre tutta la gamma, tutti i 14 suoni naturali. La voce umana e animale, così come le piante, producono suoni più limitati, 5 toni e 5 semitoni. Non tutti i suoni però hanno un effetto benefico o curativo sul nostro corpo. Di fatto, l'unico suono veramente benefico in termini di effetti biologici è quello prodotto dalla voce animale e dall'acqua. Il suono generato dalla voce umana, invece, può risultare benefico o meno, a seconda della persona che lo emette. La voce di alcune persone può risultare, infatti, addirittura fastidiosa e nociva. Questo dipende soprattutto dallo stato di salute che può condizionare il tono. Ci teniamo a sottolineare e ripetere il fatto che solo l'acqua può generare tutti i 14 toni nella gamma naturale. Non è un caso, infatti, che noi siamo composti del 99% di molecole d'acqua. In questo modo il nostro corpo può ricevere e trasmettere queste informazioni al meglio. Entra così in completa risonanza con i suoni naturali. Quindi vi starete chiedendo: perché è stato deciso di imporre la musica a 440 Hz? Abbiamo detto che ai fini pratici e benefici non c'è differenza tra 432 e 440 Hz. Sono entrambi suoni non naturali e privi di efficacia, se non al limite con un effetto placebo. Questo effetto è legato alla piacevolezza che si prova nell'ascoltare la musica, una buona musica, ed è del tutto soggettivo,
Non tutti infatti hanno gli stessi gusti musicali o ricevono le stesse sensazioni ed emozioni. I suoni naturali invece risultano piacevoli a tutti. Ma c'è un fatto che è importante capire. I 440 Hz, a differenza dei 432, permettono la connessione alla pineale in modo più efficace. Quindi chi ha orchestrato questo cambiamento lo ha predisposto con la finalità di agevolare il controllo mentale con varie tecniche. In sostanza, chi ascolta suoni a 440 Hz, che siano suoni musicali o la semplice voce riprodotta, è esposto a questi eventuali meccanismi di interferenza e di controllo. Più si ascolta, più si è potenzialmente vulnerabili. Per questo motivo promuovono l'ascolto abbondante della musica, anche in forma gratuita, per aumentare il più possibile la situazione a loro più consona per operare più agevolmente. Quindi non è la musica direttamente il pericolo, ma il fatto che questa può essere usata come mezzo per trasferire delle informazioni. Detto questo, si può allora rimediare a questo pericolo o limitare i rischi? Sì. Ricordate la proprietà di filtro della piuma? È sufficiente sistemare una piuma su ogni orecchio e questa filtrerà la frequenza rendendo inefficace ogni tentativo di intromissione. Non è l'unico modo per schermarsi, ma è quello più semplice che vi vogliamo suggerire. Conoscere la natura dei problemi, come sempre, è l'unica via per trovare le eventuali soluzioni. Riassumendo, se volete ricevere un reale effetto benefico sul vostro corpo, ascoltate il suono prodotto dall'acqua, dagli uccelli o da altri animali, ma anche qualche bella voce o coro di voci umane se riuscite a discernere quelle buone. Il detto «questa musica è per le mie orecchie» andrebbe modificato con «questa è musica per la mia anima». Solo così siamo certi che siamo in perfetta sintonia con la musica naturale. Restate con noi e condividete.